di fissare un incontro con il magistrato. Così è stato, l'incontro sarà per lunedì, però pensavo che almeno fino a lunedì potessimo, diciamo, si fermassero i lavori, invece così non è stato, e questo mi sembra veramente assurdo, perché il deliberato unanime del Consiglio Comunale vuol dire la rappresentanza assoluta di tutti i cittadini, e quindi è come dire all'intera popolazione procidana, 12.000 abitanti, che diciamo, di ignorare il grido diciamo, di soccorso di un'intera popolazione. Tutto questo è stato rafforzato anche da diciamo, un nuovo provvedimento fatto dagli avvocati, cioè un'altra istanza al giudice che verte su un altro elemento molto molto importante, e cioè l'ufficio tecnico del Comune di Procida, in seguito diciamo, anche a questo consiglio comunale, ha rilasciato anche gli, nuovamente i titoli seguendo la linea del Consiglio di Stato, e la legge in merito parla abbastanza chiaro. Ripeto, io non sono un avvocato, però mi informo, e dice che nel qualora intervenga un atto amministrativo diciamo, che in netta contrapposizione con la demolizione, dovrebbe essere tutto fermato immediatamente. Ovviamente questa cosa va comunicata al giudice, che deve saperlo, diciamo, per poter fermare tutto. Abbiamo fatto istanza al giudice per comunicare questo, e al di là dell'istanza abbiamo sempre da 10 giorni oramai fatto l'incidente di istituzione, che all'esamina del presidente della Corte d'Appello, però sembra che a tutt'oggi, dopo 10 giorni, nessuno voglia andare ad esaminare questo aspetto. E questo è vergognoso pure perché c'era stato un input da parte della politica, del ministro della giustizia, la Cartabia, il quale diceva di analizzare caso per caso, e penso che nessun caso, almeno al momento, diciamo, più di questo possa meritare almeno un riesame, una considerazione. Stamattina tanti giovani hanno espresso ancora una volta solidarietà a tuo padre, alla tua famiglia. Ormai, diciamo, alla fine resta solo la solidarietà dei cittadini, visto che la politica e il Consiglio Comunale sembra non contare più nulla. Sì, è così. È nata una manifestazione spontanea di solidarietà dei giovani, che è veramente, veramente commovente. Oggi è capitato un particolare durante, diciamo, il momento in cui sono arrivati i Vigili del Fuoco, e questi giovani che stavano lì a manifestare pacificamente, che ognuno cercava di fare la sua parte, nel senso che chi chiedeva, preoccupato pure per la vicenda del bombolone, mi sembra di aver sentito un giovane, no, mi sembra, cioè uno tra i tanti giovani chiedeva un Vigile del Fuoco, ma le normative, ma queste, e uno di questi vigili quasi sorridendo gli ha risposto: ma tu cosa ne sai di normative? E la risposta è stata veramente commovente, nel senso che ha risposto: ho studiato tutta la notte la normativa in merito. E magari l'avrà fatto scaricando qualcosa da internet, non lo so, però questo è essere arrivato al cuore di questi giovani è bello.